Noi intanto non protestiamo, noi proponiamo un'amnistia per far rientrare l'Italia nella legalità. Le istituzioni italiane sono le prime a violare le proprie leggi, oltre che a imporre delle leggi come la Fini Giovanardi, la Bossi Fini e la ex Cirielli, che inducono la polizia a mettere in carcere chiunque venga preso, che so, con pochi grammi di sostanze stupefacenti. Noi proponiamo quindi di fare una sorta di bomba libero tutti non violente e di ricominciare non con il piano carcere, ma con una riforma vera dell'amministrazione della giustizia che tenga di conto dei trattati internazionali che l'Italia ha ratificato. Uno Stato che non rispetta la Costituzione italiana, non rispetta le norme europee, non rispetta nemmeno quelle dell'ONU. Noi proponiamo un provvedimento di amnistia, l'amnistia prevista dalla nostra Costituzione, contro l'amnistia illegale di classe che si ha ogni anno in Italia a fronte di milioni di processi arretrati, 200.000 cadono in prescrizione. E quali sono quelli che cadono in prescrizione? Quelli che si può permettere avvocati che paga profumatamente per tirarla lunga. Il riscontro mediatico Pannella lo ha ottenuto grazie a più di 60 giorni di sciopero della fame e a 4 giorni di sciopero totale della fame e della sete. Questo bisogna fare in Italia per richiamare l'attenzione su un dato di mancanza di democrazia, di illegalità, letteralmente di illegalità, delle nostre carceri e del nostro sistema giustizia. Ha ricevuto la lettera molto importante del Presidente della Repubblica. Ha ricevuto un attestato importante anche dal Presidente del Senato, che ha dichiarato di voler promuovere un grande dibattito su quello che propongono i radicali, l'amnistia, cioè l'amnistia legale prevista dalla Costituzione a fronte di quella illegale delle prescrizioni, dei processi che muoiono ogni anno a centinaia di migliaia. Per chi appunto può pagarsi gli avvocati, un'amnistia di classe, può pagarsi gli avvocati, tirarla per le lunghe e far cadere in prescrizione il suo processo. E le prospettive sono intanto quella che si apra un grande dibattito e che si intervenga subito. Cioè, quello che noi diciamo è che bisogna interrompere questo stato di illegalità, non si può far finta di niente, cioè il governo, il Parlamento non possono far finta di niente, non possono far finta che la gente si suicida nelle carceri e far finta di non saperlo, che la gente muore per mancanza di assistenza e di cura. Che nelle carceri viene perpetrata la violenza dell'abbandono per 20, 21, 22, 23 ore appoggio reale in una cella sovraffollata senza poter accedere al lavoro, allo studio, manifestazioni di tipo culturale, insomma per la crescita dell'individuo che secondo la Costituzione dovrebbe fare un percorso di riabilitazione e di reinserimento sociale. Nella realtà dei fatti le nostre carceri sono una scuola di delinquenza. Chi si fa tutta la pena esce più delinquente di prima e sappiamo chi c'è nelle carceri. Spesso non sono delinquenti per cattiveria, per indole. Ci sono i tossicodipendenti che sono costretti a delinquere perché non vengono seguiti in alcun modo, perché devono procurarsi la dose quotidiana. Questa è la realtà dei fatti. Ci sono i malati psichiatrici, finiscono lì anziché essere curati. Ci sono gli extracomunitari, quelli per fortuna adesso sempre dall'Europa è arrivata una risposta, perché fino a poco tempo fa si incarceravano coloro che erano semplicemente clandestini e non avevano commesso alcun tipo di reato. Questa è la realtà
delle nostre carceri. E questa è l'illegalità delle nostre carceri, questa è la tortura delle nostre carceri. Raffaele Panariello, 31 anni, morto il 24 agosto 2010, suicidio, nel carcere di Sulmona. Sergio Scotti, 32 anni, morto il 24 agosto 2010 per cause da accertare nel carcere di Poggio Reale. Detenuto algerino, 27 anni, morto per suicidio il 26 agosto 2010 nel carcere di Siracusa. C'è un aggravamento perché la situazione è talmente intollerabile che ogni minuto in più, ogni anno in più che dura questa vicenda, questa storia delle carceri sovraffollate e dell'assenza di provvedimenti legislativi adatti a svuotarle è una cosa insopportabile. Siccome l'unico modo per svuotare le carceri in maniera equa, corretta, e fruttifera è quella di dare un'amnistia, l'amnistia che aveva chiesto peraltro Giovanni Paolo II in Parlamento, che non gli fu concessa, poiché questo non viene capito, direi che la situazione sta aggravandosi, direi addirittura che c'è più paura oggi dell'amnistia di quanto non ci fosse prima, perché ci sono forze politiche che ritengono che l'unico modo di governare è quello del pugno duro. E l'amnistia viene ritenuta una contraddizione rispetto a una politica del pugno duro e non accoglie debolezza. L'amnistia viene concepita dalla cultura politica attuale come un dato di debolezza che non può essere accettato, accettabile, perché occorre il pugno duro, perché altrimenti la delinquenza e d'altra parte la percezione di insicurezza dei cittadini fanno sì che il paese possa esplodere. Questo è un gravissimo errore. Diciamo c'è qualcosa di volutamente sbagliato, non è un non fatto che fare si sbaglia perché non si sa, si sbaglia perché chi vuole sbagliare, chi vuole cadere in quell'errore madornale, e quindi quelli che pagano il prezzo sono i detenuti, cioè queste carceri disumane. E Pannella va bene a dire che c'è un sentore di Shoah in questo paese, nel senso che ci sono condizioni di umanità che possono essere, se non paragonate, fanno pensare appunto alla condizione degli ebrei nelle carceri, o meglio, nei lager nazisti dei Auschwitz. Ma quindi è una questione di legalità che si sovrappone a una violazione dei diritti umani. Sappiamo che la nostra Costituzione prevede ben altro per quanto riguarda la detenzione. Ogni illegalità è violazione dei diritti umani. Qui siamo in una illegalità particolarmente indecente, accettabile, perché si tratta di tenere in una situazione di disumanità vissuta quotidianamente delle persone. Non è un atto giudiziario illegale, un errore giudiziario che può far male a una persona. Qui ogni giorno il detenuto, magari ancora non ritenuto colpevole, in attesa di giudizio, o anche tenuto in carcere per aver fumato, per aver spacciato un po' di marijuana o di quello che è, la condizione di queste proprio ogni giorno è un atto di crudeltà. Ecco, direi che c'è della crudeltà mentale nell'accettare questa situazione. Quelle che si vogliono unire in questa specie di la situazione nelle nostre carceri drammatica, prevede oggi sono molti suicidi che prima erano praticamente soltanto un dramma vissuto da detenuti. Ma oggi non è soltanto questa categoria all'interno delle carceri. No, sono i detenuti e le guardie carcerarie costrette a un servizio disumano, che è già un servizio difficile, ma esercitato in queste condizioni, diciamo, questo servizio diventa letteralmente disumano e disumanizzante. Questo è grave, no? Perché la guardia carceraria tende o può tendere sempre più ad assimilare comportamenti disumani, perché non ha più la forza per sottrarsene, per potersi difendere, per potermi dato per io devo ricordare, vorrei ricordare, perché non sono come Rita Bernardini che ha visitato tutte le 200 e basta carceri italiane, ma io quando ero deputato andavo regolarmente a visitare Rebibbia e sono andato a passare, non mi ricordo se la notte di Natale o di Capodanno, a Benevento, da quelle parti dove c'era un carcere
molto moderno, e devo dire che da allora ho la percezione, Rita confermerà con gli altri deputati, che i radicali sono visti nelle carceri come gli unici, diciamo così, benefattori, gli unici che si occupano. Già allora, quella notte, non mi ricordo se era Natale o Capodanno, io feci la cena, il cenone o quello che avevo, insieme a questi detenuti che non, si facevano in quattro per offrirmi quelle quattro cose che avevano da mangiare per loro, no? Cioè io ho cenato insieme a loro in una vera e propria festa, ma io posso dire, essendo un radicale che ha visto la nascita del partito, almeno quello panneriano, diciamo, che fin dall'inizio, e lì questa è stata l'intuizione di Pannella, ha rimesso in circolazione e fatto funzionare quello che è un dettato fondamentale della carica, dell'incarico di deputato, la visita delle carceri, che poi è un comandamento cristiano, no? La visita delle carceri immediatamente appena un radicale è stato o è eletto deputato o senatore, direi che il primo suo obbligo morale è di andare a visitare le carceri, no? E questo è una cosa che dovrebbe fare ogni deputato, ogni senatore, ogni membro del Parlamento dovrebbe avere, perché ha questo diritto fondamentale per il controllo della vita. Daniele in quelle Torti, condizioni. 37 anni, non lo fa nessuno. È, molto è toccato soltanto ai radicali riprendere questa splendida, diciamo così, questo splendido dovere, che sei un deputato, hai tanti privilegi, già vai a vedere quelli che non possono esercitare questo loro diritto, vai a vedere cosa puoi fare per loro nei termini che la legge ti consente. E io sono davvero, diciamo così, molto attento a questa cosa, perché ho sempre ritenuto uno dei fondamenti dell'essere radicale, e adesso sta svolgendo questa manifestazione che arriva oggi nel 2011, ma sono 50 e mezzo secolo che i radicali si occupano della condizione carceraria e del carcerato. Ed è veramente vergognoso che si debba costringere una persona a fare questi atti estremi di satiagraha per concedere una cosa che in un paese civile quantomeno dovrebbe essere discussa in Parlamento seriamente e non per slogan. Ma devo dire che quello che è vergognoso, che non è vero che c'è stata lì, sì, qualche telegiornale eccetera, ma sai quante ore, quanti mesi di trasmissione non sono stati dati ai radicali in momenti normali, no? Adesso perché Pannella è ridotto con la faccia munta che ha, allora c'è qualche spezzone di telegiornale o quello che ho di informazione. Ma già è finita, oggi domenica 26 giugno del 2011, mi pare che già questa attenzione è decisa. Ma quello che è grave è che la classe politica è di un'insensibilità anche in queste situazioni, perché queste situazioni diventano i problemi. C'è chi ha proposto, facciamo senatore a vita Pannella, e che c'entra questo? Che la risposta da dare era la richiesta di amnistia, che era al centro della questione carceraria, la questione giudiziaria e l'amnistia, era al centro dell'iniziativa del satiagraha di Pannella. No, su questo tema, cioè sulla richiesta di Pannella, silenzio, no, tranne chi pare Cicchitto ha detto no, l'amnistia è fuori questione, no, prioritariamente, a priori, non si discute, perché l'amnistia no, perché il concetto che è un atto di debolezza che non si può fare, eccetera, eccetera. Quindi risposta politica non ne vedo, no? Senatore a vita da una parte, quell'altro applaudiamo, chiediamo, voglio dire, il Presidente della Repubblica è stato molto, diciamo così, aperto, però, e lui forse non poteva fare altrimenti, ha detto chiediamo a Pannella comunque di sospendere lo sciopero della sete. E questo è facile, lo posso chiedere pure io, capisco l'autorità del Presidente della Repubblica, ma non è questo, una volta a tempo, proprio un'occasione dell'inizio dello sciopero della fame, quanti giorni fa? 60? Eh sì, quasi 2 mesi. Io dissi, Marco, ma in queste condizioni, con la politica italiana che si occupa di tante altre cose, pensi che questo sciopero possa avere una certa rilevanza? No, dal punto di vista del... E lui mi ha detto, non lo so, però proponimi tu qualcosa di alternativo e ugualmente efficace e importante. Non ho saputo rispondergli, perché... No? Vincenzo Maria. Antonio Giordini, 65 anni, morto sul progetto di un'università per malattia, in caso di un'altra. Il 27 ottobre 2005 per suicidio nel carcere di Milano di Giustizia.
Riccardo Bertuccetti, 35 anni, morto il 28 luglio 2007 per malattia nel carcere di Bertuccetti. Detenuto italiano, 24 anni, morto il 18 luglio 2007 per suicidio nel carcere di Trani, Bari. E Dario B, 73 anni, morto il 9 settembre 2005 per suicidio nel carcere di Trani. Oggi davvero molte persone che stanno aiutando a dare un nome e un cognome a questa vera e propria strage in corso nelle carceri italiane che deriva dalla violazione delle regole, dalla strage delle regole. Marco, tu sei stato anche eurodeputato, se non sbaglio. E, su questa, diciamo, dramma che si vive in Italia e che coinvolge anche persone, esseri umani non italiani di provenienza di altri paesi, pensi che si possa sollecitare anche qualche giurisdizione europea? Ma l'Italia è già uno dei paesi più condannati dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo. Il problema è che questa è una strada che noi perseguiamo come radicali, al tempo stesso l'Unione Europea è sempre più lontana da quello che noi vorremmo, cioè uno spazio in grado di garantire i diritti individuali anche contro gli stati nazionali. È una battaglia, non si può pensare che questo accadrà così. Questo accadrà se ci sarà una lotta e magari anche dei movimenti politici transnazionali come il Partito Radicale in grado di portarla avanti. Però se i cittadini sapessero, per esempio, che non si sta scegliendo tra amnistia sì e amnistia no, che allora potrebbe anche essere impopolare, ma tra amnistia legale e invece, che è quella che proponiamo noi, e invece l'attuale situazione dell'amnistia clandestina, che è l'impunità. La situazione attuale è l'impunità, 180.000 reati in prescrizione ogni anno. Ecco, allora credo che persino le forze politiche che si richiamano a legge e ordine, al pugno duro contro il crimine, dovrebbero constatare che la situazione attuale è quella del lassismo assoluto, dell'impunità assoluta. La proposta di amnistia non va solo incontro ai diritti umani dei detenuti, ma anche a un'esigenza di giustizia, perché si libererebbe il carico pendente enorme dei 12 milioni di processi e finalmente la giustizia potrebbe tornare a funzionare. La stessa prevede che la pena abbia la funzione di recuperare la persona alla società, quindi senza nemmeno bisogno di invocare principi diversi. Già nella Costituzione ci sono la libertà individuale, l'integrità fisica, rispetto del diritto alla salute e la stessa funzione della pena. Tutto questo è distrutto nella pratica della giustizia italiana. Quindi è già la Costituzione sufficiente a accertare le responsabilità violente della situazione attuale. Una giustizia di classe, quella italiana, in pratica. Beh, è chiaro che la prescrizione può essere appannaggio di chi se lo può permettere, molto di più che del poveraccio che non ha le risorse. Il Gruppo Radicale ringrazia Marco Cappato. Mi dà soddisfazione pensare che comunque tutte queste persone non siano rimaste a guardare, ma si siano rimboccate le maniche e siano venute oggi qui a contribuire a questa lotta, perché questo è necessario. Si tratta di una lotta lunga e dura, e quindi non possiamo essere lasciati soli. Non si può dire semplicemente bravo Pannella che digiuni per tutti, o bravi radicali che se ne occupano. È necessario che le persone coinvolte, soprattutto, e sono tante sul fronte carceri, sono tanti i familiari di queste persone che sono i primi a vivere quotidianamente dei sacrifici enormi, ma sono tante anche le persone coinvolte invece in questioni di giustizia che non hanno magari niente a che vedere col carcere. Sappiamo che ci sono 11 milioni di processi pendenti nei tribunali e che purtroppo che i giudici, i magistrati non fanno in tempo a valutare e a vagliare tutte le carte, proprio perché hanno le scrivanie accatastate di fascicoli, e quindi alla fine tutto si conclude con le amnistie, come sappiamo bene, mascherate quali le prescrizioni, che sono 180.000 l'anno. E poi però invece è una giustizia forte con i deboli,
e invece con chi ha la possibilità di pagarsi gli avvocati, di mandare pure lunghi processi, queste persone rimangono impunite. Per cui noi chiediamo un provvedimento costituzionale come l'amnistia, che è da più di 20 anni che non viene dato, e quindi noi riteniamo che anche la situazione delle carceri, dove appunto i trattamenti inumani e degradanti sono all'ordine del giorno, per il sovraffollamento delle carceri, per il fatto che i detenuti hanno fame, per il fatto che i detenuti non hanno l'acqua per potersi fare le docce, per il fatto che sono costretti a dormire per terra senza materassi, che hanno le malattie e non vengono curati, che non hanno magari dei parenti che possono aiutarli e portarli quindi un sostegno anche economico per una telefonata, magari parlo degli immigrati, di quelli che mi capita spesso quando vado con Rita Bernardini in carcere, di sentire veramente, cioè di come se noi girassimo dei gironi, cioè visitassimo dei gironi danteschi, dove la gente ci guarda con gli occhi sbarrati, alle grate, ti chiedono aiuto, ci arrivano richieste di ogni tipo dai familiari, non sappiamo più davvero qual è il confine tra politica e volontariato umanitario, c'è veramente un'emergenza gravissima ed è bene che chi finora è stato indifferente apra le orecchie, si rimbocchi le maniche e prenda immediatamente dei provvedimenti, perché questi provvedimenti sono urgenti, necessari, probabilmente mai come ora. Le carceri sfiorano quasi 70.000 presenze a fronte di una capienza che non arriva neanche a 45.000 detenuti. Che cosa si vuole aspettare? A costruire le nuove carceri? Dove sono i 47 padiglioni, le 11 nuove strutture che dovevano essere terminate per il 2012? Dove sono? Ma se anche ci fossero, perché ideologicamente io non sono contraria alla costruzione di nuove carceri, ma dov'è il personale per coprirle? Se le carceri e i detenuti non possono fare attività ricreative, non possono fare le cose minime, esercitare i loro diritti in carcere, e anche proprio perché manca il personale, perché sono anche gli agenti di polizia penitenziaria sottoposti a turni di lavoro massacranti, lo vediamo anche dall'alto numero di suicidi che coinvolge anche appunto la popolazione degli agenti penitenziari, sono sotto organico i psichiatri, gli educatori, cioè è tutto un sistema che sta andando sempre peggio. Infatti a questo punto non basta una promessa da parte di Schifani di un convegno sulle carceri, sull'amnistia, ma deve esserci un impegno di tipo legislativo, perché benissimo possiamo parlarne, va bene anche questo, lo ringrazio, un passo avanti, ma è necessario che vengano presi provvedimenti legislativi. C'è una prospettiva, secondo te, una convergenza politica che faccia pensare ad un provvedimento ragionevolmente, un provvedimento legislativo in tempi brevi, di riforma, insomma, su questo argomento? In tempi brevi non lo so, ma credo che una convergenza possa esserci. Fino a qualche mese fa, quando si parlava di amnistia, quando Marco parlava di amnistia, ci consideravano dei marziani, era una parola impronunciabile, mentre invece soltanto da 2 giorni siamo riusciti a stilare un appello e abbiamo avuto tantissime adesioni di giornalisti, intellettuali, parlamentari di ogni schieramento, e quindi noi crediamo che poi non è un tema così impopolare quello dell'amnistia, è soltanto un problema di trovare il coraggio di parlarne e di affrontarlo. Senti Irene, tu sicuramente hai visitato molte carceri e volevo chiederti una cosa su un aspetto un po' particolare di cui TV Radicale si è interessata. So che ci stanno, ho avuto notizia delle difficoltà particolari per la disabilità nelle carceri. Beh guarda, nelle carceri italiane ci sono quasi 500 disabili e purtroppo è un problema gravissimo, perché poi mancano tutti quegli strumenti, la carrozzina, le questioni logistiche, per cui noi abbiamo, ma proprio Rita Bernardini, denunciato il caso di un ragazzo disabile che pesava quasi oltre 200 kg, che era costretto a strisciare per terra per andare in bagno perché non aveva i supporti necessari per potergli consentire di recarsi da solo in bagno. Cioè abbiamo queste situazioni di persone che magari si riesce a recuperargli una sedia a rotelle perché i volontari, i cappellani riescono anche a fargliela avere, ma poi c'è lo scalino della cella e quindi non è
e non c'è magari un accompagnatore, un piantone fisso, proprio perché manca Salvatore Caruso, mancano diciamo, le persone 2006, indicate a occuparsene, perché anche l'assistenza sanitaria in carcere funziona male. Se pensi che adesso è passata alle ASL, non più al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, ma questo passaggio è stato devastante perché non si è ancora riusciti a innescare quel meccanismo tale per cui possa funzionare bene come dovrebbe, e quindi è tutto anche il farmaco per avere un'aspirina al detenuto se la deve comprare, e chi non ha i soldi deve rimanere col mal di denti perennemente a soffrire aspettando che il compagno di cella possa in qualche modo provvedere a lui, perché è questo che accade, ci si aiuta tra di loro, ci sono quasi la metà dei detenuti sono in custodia cautelare, presunti innocenti fino a condanna definitiva, pure di questo lo Stato non se ne preoccupa minimamente. Questa è una forma di tortura, è il motivo anche per cui noi oggi siamo qui a denunciare il fatto che in Italia, nonostante sia stato ratificato più di 20 anni, ancora non esiste un reato di tortura, e sappiamo bene invece quanti casi si sono verificati non solo per trattamenti inumani e degradanti in carcere che sono all'ordine del giorno, ma morti nelle caserme, morti, vediamo il caso Bucchi, dove poi o il caso del G8 di Bolzaneto, dove persone, chi è stato condannato per abuso d'ufficio proprio perché manca il reato di tortura. Più di una volta in Parlamento è stato proposta l'introduzione del reato di tortura, nel 2006 si stava quasi per arrivare all'approvazione di una legge per l'introduzione di questo reato, e era stata approvata alla Camera e poi anche in Commissione Giustizia al Senato, doveva arrivare in Aula e caduto il governo, non se ne è fatto niente. Quest'anno in Parlamento al Senato Marco Perduca, Donatella Poretti hanno presentato un disegno di legge sulla tortura, un ordine del giorno che per pochissimi voti, nonostante fosse firmato da entrambi gli schieramenti, non ha visto luce. Ma invece una buona notizia, è stato approvato l'ordine del giorno qualche settimana fa di Rita Bernardini, che impegna il governo entro 6 mesi a ratificare e comunque a produrre una legge sul reato di tortura. Spero che il governo tenga fede ai propri impegni e non, come spesso accade, che si approvano atti di tipo legislativo e poi tutto rimane lettera morta, promesse vane. Figura di Cali ringrazia Irene Testa. Grazie a te, grazie a voi.